al Dante col titolo specifico Il treno di Dante. Il treno in quanto è un treno immaginario in cui il macchinista era Dante e ciascuno di noi è salito cercando di visitare tutto ciò che è legato alla realtà dantesca, quindi non solo Dante dal punto di vista letterario, ma anche Dante dal punto di vista dei contributi che ha dato a tutte le arti, alla musica, alla pittura, alle arti figurative. Allora, questa è un'iniziativa organizzata dal Forum delle Associazioni, che chiude il mese delle associazioni, che solitamente inizia con la festa patronale, e si conclude, appunto un mese, oggi si conclude. È un'iniziativa organizzata dal Forum, non dalle singole, questo è importante dirlo, non dalle singole associazioni del Forum, ma da Forum in generale, da tutto il Forum, da tutti gli elementi, ognuno col proprio contributo. E si avvale del patrocinio, della collaborazione preziosa che ormai sono anni, dell'amministrazione comunale, quest'anno rappresentata dal sindaco Andrea Checchi, che ha voluto fare il viaggio di Dante insieme a noi. E in realtà questo è stato un recupero, in quanto era prevista 2 settimane fa, il tempo non è stato bello, qualcuno 10 giorni fa, una settimana fa, come sarà in caso di pioggia, ma noi, convinti positivi, non ci sarà la pioggia, e infatti c'è stato un bellissimo sole. Allora, 2 parole diciamo a colei che ha pensato anche a tutta questa trama dantesca, Antonia Broglia, che è anche presidente della IABOC, da cui partiamo e con cui vediamo poi dei pannelli, vi invito anche a guardarli, realizzati proprio dagli ospiti della IABOC, che hanno voluto fare anche loro questo percorso dantesco. Lascio la parola ad Antonia. Un accenno molto breve per capire quali sono state le ragioni della scelta, no? Su Dante avremmo potuto scegliere un'infinità di percorsi possibili. Abbiamo deciso che il tema che doveva rappresentare il filo conduttore di questa nostra passeggiata fosse l'esilio, perché, come dire, questo è la cifra che ha caratterizzato la vita di Dante, la sua faticosa esistenza dopo la rottura dei rapporti con la città amata, odiata, Firenze, e quindi ci sembrava che fosse questo tema dell'esilio anche un tema, diciamo, più facilmente attualizzabile, perché possiamo, pensando all'esistenza di Dante, che ha pagato con l'esilio la sua scelta di autonomia di pensiero e di libertà, potesse avvicinare e attualizzare facendo riferimento a tutti coloro che nel mondo oggi soffrono questa pena, perché vivono in paesi dove ci sono sistemi dittatoriali, dove ci sono le guerre, la condizione degli esuli e dei profughi è una costante molto forte della nostra società, e quindi ci sembrava importante trovare un tema che fosse in pieno e totale rispetto del poeta, della sua storia, senza stravolgerla, senza togliergli la dignità che la caratterizza, ma nello stesso tempo che potesse fornire anche a noi un'occasione per riflettere. Quindi i passi scelti, che voi vedrete interpretati dai vari gruppi, sono tutti passi legati al tema dell'esilio, cioè sono la profezia dell'esilio o le riflessioni sull'esilio che Dante fa. Quindi buona passeggiata, sono contenta che il sole ci abbia davvero omaggiato del suo tepore oggi, così sarà una cosa più bella e più facile. Grazie. Parte del primo canto, Dante anticipa il contenuto della commedia.
ma il suo viaggio inizia con l'incontro con Virgilio. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere mi, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Risposemi. Non omo, omo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantuani per patria ambedui. Nacqui su Biulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Forse tu, quel Virgilio, quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi io con vergognosa fronte. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei il mio maestro, il mio autore, tu sei solo colui da cui ho tolsi lo bello stile che m'ha fatto onore. Vedi, la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te conviene tenere altro viaggio, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancor, infine che il veltro verrà, che la fa morir, farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, la onda invidia prima di partirla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno, che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte ciascun grida. E vedrai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venir quando che sia alle beate genti. Alequa poi, se tu vorrai salire, anima fia, ciò di più di me degna, che con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte le parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui qui vi legge. Ed io a lui, poeta, io ti riecheggio per quel Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fuga questo male e peggio, e tu mi meni là dov'or dicesti, sì che io veggio alla porta di San Pietro e coloro che tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Nel terzo cerchio, dove sono puniti i golosi, con Cerbero di guardia. Qui Dante e Virgilio incontrano Ciacco, che predice alcuni accadimenti prossimi a Firenze e ne preannuncia altri, con incontri con personaggi fiorentini. Al tornar della mente, che si chiuse dinanzi alla pietà dei due cognati, che di tristezza tutto mi confuse, nuovi tormenti e nuovi tormentati mi veggo intorno, o mio mi muova che io mi volga o che io guardi. Io sono al terzo cerchio della piove eterna, maledetta, fredda e greca, regola e qualità mai non le nota. Grandine grossa, acqua tinta e neve, per l'aere tenebroso si riversa, pute l'area che questa riceve.
Cerbero, viera crudele e diversa, con tre gole caninamente ladra, sopra la gente che qui vi è sommersa. Gli occhi a vermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani, graffia gli spirti, iscoia e isquarta. Urlarli fa la pioggia come cani, dell'un dei lati fanno l'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, le bocche aperse e mostròci le zanne, non aveva membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gittò dentro le bramose canne. Qual è quel cane che abbaiando agogna e si racqueta poi che il pasto morde che solo a divorar intende pugna. Cotai si fece quelle facce lorde dello demonio Cerbero che introna l'anime sì che vorrebbero essere sorde. Noi passavamo su per le ombre che adona la greve pioggia e ponevamo le piante sopra l'urbanità che par persona. E le giacem per terra tutte quante, forché una che a sedersi levò ratto che ella ci vide passarsi davanti. O tu che sei quest'inferno tratto, riconoscimi se sai, tu fosti prima che io disfatto, fatto. Ed io a lui, l'angoscia che tu hai, forse ti tira fuor della mia mente, sì che non par che io ti vedessi mai. Ma dimmi, chi tu sei che in sì dolente loco si è messo e hai sì fatta pena che s'altra maggio nulla e si spiacente? Ed egli a me. La tua città che è piena di invidia, sì che già trabocca il sacco, seco mi tenne in la vita serena. Voi, cittadini, mi chiamasti Ciacco per la dannosa colpa della gola. Come tu vedi, la pioggia, alla pioggia io mi fiacco. E io, anima trista, non sono sola, che tutte queste a simil pena stanno, per simil colpa. E più non fe parola. Io gli risposi, Ciacco, il tuo affanno mi pesa, sì che a lagrimarmi invita. Ma dimmi, se tu sei, a che verranno i cittadini della città partita? Se alcun v'è giusto, e dimmi la cagione perché tanta discordia si è assalita. E quelli a me. Dopo lunga tensione verranno a sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che teste piaggia. Alte terrà lungo tempo le fonti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò piagga o che naonti. Giusti, son due, e non vi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville c'hanno i cuori accesi. Qui pose fino a lagrimare suono, ed io a lui, ancor vo che mi insegni e che di più parlami facci dono. Farinata e il tegghiaio che fuor s'indegni, Jacopo Rusticucci, Arrigo al Mosca e gli altri che a ben poser l'ingegni. Dimmi, ove sono, fa che io li conosca, che il gran disio mi stringe di saper se il cielo li addolcisce o l'inferno li attosca. E quelli? Ehi, sono tra le anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo, se tanto scendi li potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti che la mente altrui mi rechi. Più non ti dico, più non ti rispondo. I dritti occhi torse allora imbiechi. Guardommi un poco e poi chinò la testa, cadde con essa a par degli altri ciechi. Ah.
Canto decimo, Dante incontra tra gli eretici Farinata degli Uberti, che gli predice altri fatti e risolve una questione. Ora se va per un segreto calle, tra il muro della terra e i martiri. Lo mio maestro e io dopo le spalle. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei desiri. La gente che per gli sepolcri giace, potrebbe si veder, già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face, e quelli a me. Tutti saranno serrati quando di Josafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Però alla dimanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cuor se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. O Tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla quale fui forse troppo presto. Subitamente questo suono uscio d'una dell'altra, però m'accostai temendo un poco più al duca mio, ed el mi disse: volgiti, che fai? Vedi la Farinata che s'è dritto dalla cintola in su, tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca pronte mi pinser tra le sepolture a lui dicendo: le parole tue sien conte. Com'io al piede la sua tomba fui, guardammi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi domandò: chi fuor di maggior tui? Io, che era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi. Onde levò le ciglia un poco in suso, poi disse: fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Sei fur cacciati e tornar d'ogni parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Allor sorse alla vista scoperchiata un'ombra, lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchi elevata. D'intorno mi guardò, come talento avesse di veder s'altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cerco caccere vai, per l'altezza d'ingegno, mio figlio ov'è? E perché non è teco? E io a lui: da me stesso non vegno, colui che attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole e il modo della pena
ma avean di costui già letto il nome. Però fu la risposta così piena. Di subito, drizzato, gridò: «Come? Dicesti elli ebbi? Non vivli ancora? Non fieri gli occhi suoi lo dolce lume?» Quando s'accorse d'alcun dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo, a cui poster è stato mera, non mutò aspetto, né molse collo, né piegò sua costa. E se continuando al primo detto: «Se lì, anche l'arte, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte fia raccesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio in contra miei in ciascuna sua legge?» «Ond'io a lui, lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio.» Poi ch'ebbe sospirando il capo mosso: A ciò non fu io sol, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fu io solo là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza colui che la difesi a viso aperto.» «De, se riposi mai vostra semenza, pregaio lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. E il par che voi veggiate, se ben odo, dinanzi quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo.» «Noi veggiamo, come quei che a mala luce, le cose che ne son lontano contano, ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano son tutto e vano. Nostro intelletto e s'altri non ci apporta nulla sapendi vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta.» Allora, come di mia colpa compunto, dissi: «Or direte dunque a quel caduto che il suonato è coi vivi ancor congiunto. E s'io fui dianzi alla risposta muto, fatei saper che il fei perché pensava già nell'error che m'avete soluto. E già il maestro mio mi richiamava, per chi pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. Dissemi: qui con più di mille giaccio. Qua dentro è il secondo Federico, il cardinale, e di gli altri mi taccio.» Indi s'ascose, e io in ver l'antico poeta volsi i passi, ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Egli si mosse, e poi, così andando, mi disse: «Perché se tu si smarrito?» Ed io gli si disfece al suo dimando: «La mente tua conservi quel cudito hai contra te, e ora attendi qui. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio.» Appresso mosso a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimò in verlo lo mezzo per un sentier che ha una valle fiede, che infin lassù facea spiacer suo lezzo. Da 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 da
Dei consiglieri fraudolenti, Dante dapprima redarguisce i fiorentini, poi incontra Ulisse e ascolta la sua storia. Quanto è il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui il mondo schiara, la sua faccia a noi tiene nascosa, come la mosca cede alla zanzara, vedo il lucciole giù per la vallea. Forse che là dov'egli vendemmia ed ara. Di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, sì come io mi accorsi, tosto che fui là dove il fondo parea. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella a cui vento affatica. Indi, la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sia Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore lo qual dovea Penelope far lieta, vince il potere dentro a me l'ardore, che ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mar intorno bagna. Io e compagna eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Nella man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia. I nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza, di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì aguti, con questa orazione picciola, al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vede alla notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuori del marinsuolo. 5 volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo, quando m'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acqua, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. Dolce color d'orientale zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro fino al primo giro. Alle occhi miei ricominciò diletto, tosto che uscì fuor dell'aura mura che mi avea contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che da mar conforta facea tutto rider d'oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Io mi volsi a man destra, e posi mente all'altro polo,
e vidi 4 stelle, non viste mai fuor che dalla prima gente. Goder parea il ciel di lor fiammelle, o settentrional vedovo, sito, che privato sei di mirar quelle. Com'io da lor guardo fui partito, un poco a me volgendo l'altro polo, onde il carro era già sparito, vidi presso di me un veglio, solo, degno di tanta reverenza in vista che più non dee padre alcun figliolo. Lunga la barba e di pel bianco mista, portava i suoi capelli simigliante dai quai cadee al petto doppia lista. Li raggi dentro le 4 luce sante freggiavan sì la sua faccia di lume che il vedea come il sol fosse davanti. Chi siete voi che contro al cieco fiume fuggita avete la prigione eterna? Disse il movendo quelle oneste piume. Chi va guidati? O che vi fu lucerna uscendo fuor della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Son le leggi d'abisso così rotte o è mutato in ciel nuovo consiglio che, dannati, venite alle mie grotte? Lo duca mio allor mi diedi piglio e con parole e con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe il ciglio. Poscia rispose lui. Da me non venni, donna scese dal ciel, per il cui prieghi della mia compagnia costui sovvenni. Ma da che è tuo voler che più si spieghi di nostra condizione com'ella è vera, esser non puote il mio che a te si nieghi. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo a volgere era. Sì, come io dissi, fui mandato adesso per lui campare, e non li era altra via che questa per la quale io mi son messo. Mostrato a lui tutta la genteria, e ora intendo mostrar quegli spiriti che purgan se sotto la tua balia. Com'io l'ho tratto sarei lungo a dirti, dell'alto scende virtù che m'aiuta conducerlo a vederti e a udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando, che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Tu sai che non ti fu per lei amara in Utica la morte, ove lasciasti la veste che al grandì sarà sì chiara. Il serpente dell'Eden assale i viaggiatori, ma viene cacciato dagli angeli. Poi i nostri incontrano Corrado Malaspina. Da quella parte, onde non ha riparo la piccola vallea, era una biscia, por qual diede a Eva il cibo amaro. Tra l'elba il fior venia la mala striscia, volgendo ad or la testa, e il dosso leccando come bestia che si liscia. Io non vidi, e però dice non posso, come mosserli a storce le ali, ma vidi bene l'uno e l'altro mosso. Sentendo fender l'aere alle verdi ali, fuggì il serpente, e gli angeli dier volta suso, poste rivolando uguale. L'ombra che s'era il giudice raccolta, quando chiamò per tutto quell'assalto, punto non fu da me guardare sciolta. Se la lucerna che ti mena in alto trovi nel tuo abitio tanta cera, quant'è mestiere infino al sommo smalto? Se novella vera di Val di Magra o di parte vicina, sai, dillo a me, che già grande la era, fui chiamato Corrado Malaspina, non sol l'antico, ma di lui discesi, ai miei portai l'amor che qui raffina. Oh, dissi io a lui, per i vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta l'Europa che non sian palesi? La fama che la vostra casa onora grida i signori e grida la contrada, sì che ne sa chi non vi fu ancora. E io vi giuro, se io di sopra vada, che la vostra gente onorata non si sfregia del pregio della borsa e della spada. Uso e natura, sì, la privilegia, che, perché il caporeo mondo torca, solo va dritta e il camminam dispregio. Ed elli,
Or va, che il sol non si ricorca, 7 volte nel letto che il montone con tutti e 4 i piedi copre e inforca, che cotesta cortese opinione ti fia chiavata in mezzo della testa con maggior chiovi che altrui sermone, se corso di giudizio non s'arresta. Dopo la profezia di Corrado sull'ospitalità destinata a Dante, prosegue il viaggio sul tema dell'esilio e finalmente appare Beatrice. Dante e Virgilio arrivano al paradiso terrestre, dove le anime al termine dell'espiazione si purificano per accedere al paradiso. Appare Beatrice, Virgilio scompare. Beatrice rimprovera Dante. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno e la faccia del sol nascere ombrata sì che per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Così, dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva giù dentro di fuori, sopra candido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve, sotto verde manto, vestita di color, di fiamma viva. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato, che a sua presenza non era di stupor, tremando, affranto. Senza degli occhi aver più conoscenza per occulta virtù che dalle mosse d'antico amor sentì grande potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'aveva trafitto prima che io cuor di puerizia fosse, volsimi a sinistra con rispetto, col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue mi è rimasto che non trema, conosci i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio ne ha lasciati scemi di segni. Virgilio dolcissimo padre, Virgilio cui per mia salute vi è mia, né quantunque perdeo l'antica madre, valse le guance nette di rugiada, che lacrimando non tornassero altre. Dante! Perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti convien per altra spada. Quasi ammiraglio che di poppa in prora viene a veder la gente che ministra per gli altri legni e a ben farli ancora, in sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al suon del nome mio che di necessità qui si registra, vidi la donna che pria m'appariò velata sotto angelica festa, drizzar gli occhi per me, di qua da Rio. Tutto che il ve le scendea dalla testa, cerchiato delle fronte di Minerva, non la lasciasse parer manifesta. Regalmente, nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice e il più caldo parlar dietro riserva. Guardaci ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uomo felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso io trassi all'erba tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba come ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietà di acerba. Ella si tacque e gli angeli cantaro di subito: in te, Domine, speravi, ma oltre Pedes Meos non passavi. Siccome neve tra le vigne
vive trami per la dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dai venti schiavi, poi, liquefatta, in se stessa trapela, purché la terra perde ombra, spiri, sicché parlo poco fonder la candela. Così fui, senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alle note degli eterni giri. Ma poi che intesi nelle dolci tempre lor compatir, me passar se detto avesser, donna, perché si lo stempre lo gel com'era intorno a me il cor ristretto? Spirito e acqua pesi, e con angoscia della bocca e degli occhi uscì dal petto. Ella fu ferma sulla detta coscia del carro stampo, alle sostanze pie volse le sue parole e così foscia. Voi vigilate nell'eterno die, sì che notte né sonno a voi non cura, basso che faccia il secol per sue vie, onde la mia risposta è con più cura, che mi intenda colui che di la piagne, perché sia colpa e duole una misura. Non pur per opera delle rote magne, che drizzano ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle sono compagne, ma per larghezza di grazie divine, che si alti vapori hanno a lor piova, che nostre viste là non van vicine. Questi fu il tal nella sua vita nova virtualmente, che ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabil prova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren col malseme non colto, quant'egli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco il menava in dritta parte volto. Sì tosto come in sulla soglia fui di mia seconda etade e mutai vita, questi si tolse a me e diessi altrui. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui io a lui men cara e men gradita. E volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera. Nell'impetrare ispirazioni false, con le quali in sogno altrimenti lo rivocai, sì poco a lui ne calse. Tanto giù cadde che tutti argomenti alla salute sua erano già corti, fuor che mostrarli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio di morte, e a colui che l'ha qua su condotto, i preghi miei piangendo furono corti. Alto fatto di Dio sarebbe rotto, se le tese passasse a tal vivanda, fosse gustata senza alcuno scorto di pentimento che lacrime spanta. Dante chiede chiarimenti sulle profezie che ha ascoltato attraversando l'inferno purgatorio. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esil pria saretta. Tu proverai siccome salti sì le lo pare altrui, e come tu lo calle lo scendere e salir per l'altru scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la quale tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contro a te. Ma poco appresso, ella non tu cadrai in questa valle. Di tua bestialità del tuo processo farà la prova, sicché ti sia bello averti fatte parte per te stesso.
Lo primo tuo rifugio e il primo ostello sarà la cortesia del Gran Lombardo. Sulla scala porta il Sant'Uccello, che in te avrà sì benigno riguardo, che del fadere e del chiedere fra voi due sia primo quel che gli altri e più tardo. Con lui vedrai colui che impresso fue, nascendo sì da quella stella forte, che in notabili fie le opere sue. Non se ne sono le genti ancora accorte per la novella età, che pur 9 anni sono queste rote intorno di lui storte. Ma prima che il guasto, l'alto arrigo inganni, paran faville della sua virtute il non curar d'argento né d'affanni. Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sinché i suoi nemici non ne potranno tenere lingue pure. A lui che aspetta i suoi benefici, per cui sia trasmutata molta gente, cambiando condizioni, ricchi e mendici, che porteranno scritto nella mente di lui e non dirai. E disse cose incredibili a quei che fier presente e poi giunse. Figlio, queste sono le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri sono nascose. Non vo' però che i tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita di più là, e punirti lor per figlie. Poiché, tacendo, si mostrò spedita l'anima santa di metter la trama in quella tela che io porsi l'ordita, io cominciai, come colui che brama, dubitando consiglio da persona che vede e vuol direttamente e ama. Ben veggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me per colpo d'armi, tal che è più grave a chi più si abbandona, che di prevedenza è bon che io marmi, sicché se lo loco m'è tolto caro, io non perdessi gli altri beni e carni. Giù per lo mondo senza fine amaro, e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro, e poscia per lo cielo, di lume in lume, io appresi quel che se io ridico a molti fia sapor di forte agrume. E se al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. La luce in che ridea il mio tesoro che io trovai lì si fe prima corrusca quale raggio di sole specchio d'oro. Indi rispose: coscienza fusca o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca, ma non di me. Rimossa ogni menzogna, tutta la tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dov'è la rogna. E se la voce tua sarà molesta, nel primo gusto vita nutrimento lascerà poi, quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti sono mostrate in queste rote, nel monte e nella valle dolorosa, l'anime che son di fama note. E l'animo quel che oda non possa né ferma fede per esempio che aia la sua radice incognita e ascosa, né per altro argomento che non paia. Sancisce qui la natura provvidenziale e sacrale del suo viaggio e ne riconosce la missione di essere nutrimento vitale per chi lo leggerà. Siamo ormai verso la fine del viaggio e leggiamo la lettera e l'epistola 12ª all'amico fiorentino, in cui Dante respinge con sdegno la possibilità di avere un'amnistia in cambio di un'ammenda e di una cerimonia di pubblica penitenza. Il poeta rifiuta di tornare nella sua città al prezzo di riconoscere colpe che non ha mai commesso
e afferma con fierezza che preferisce restare in esilio, dove pur in povertà il pane non gli mancherà. Dalla vostra lettera, che ho accolto con la dovuta riverenza e con affetto, ho appreso con grato animo e per diligente considerazione quanto vi stia a cuore ed in mente il mio rimpatrio. Per la qualcosa di tanto cresce la riconoscenza verso di voi, quanto più di rado incontra gli esuli di ritrovare amici. Che se poi la risposta al vostro scritto non sarà quale forse la vorrebbe la viltà di certe persone, affettuosamente vi prego che prima di giudicarla esaminiate col vostro ponderato consiglio. Ecco pertanto quello che con lettere di voi e di mio nipote e di non pochi altri amici mi viene fatto sapere a proposito dell'ordinanza testé fatta in Firenze sopra la soluzione dei banditi. Che se io volessi piegarmi a pagare una certa quantità di danaro e a sopportare la vergogna dell'offerta, potrei essere assolto e rientrare in patria senz'altro. Nella quale assoluzione, per certo, o padre, due cose vi sono ridicole e mal consigliate. Mal consigliate, dico, per quelli che apertamente le dichiararono, da poiché la vostra lettera, formulata con maggior discrezione e più alto senno, nulla di simile conteneva. Cotesta dunque è la revoca graziosa con la quale Dante Alighieri è richiamato in patria dopo le sofferenze di un esilio quasi trilustre? Cotesto egli ha meritato di un'innocenza a tutti palese? Cotesto il sudore e l'indefessa fatica negli studi? Lungi da un uomo vissuto nella filosofia una così dissennata viltà di cuore che a mo' di un ciolo qualsiasi o di altri infami tolleri, quasi uomo in ceppi, d'essere offerto. Lungi da un uomo apostolo di giustizia che egli, dopo aver patito ingiuria, paghi del suo denaro a quelli stessi che furono ingiusti con lui, quasi a suoi benefattori. Non è questa, padre mio, la via di ritornare in patria. Ma se un'altra, da voi prima o poi da altri, se ne troverà, la quale non deroghi alla fama e all'onore di Dante, io mi metterò per essa a passi non lenti. Che, se per nessun'altra di tali vie in Firenze si può entrare, io in Firenze non entrerò giammai. E che per questo le spere del sole e degli altri astri non potrò forse contemplare ovunque? Non potrò in ogni luogo sotto la volta del cielo meditare i dolcissimi veri? Se io prima non mi renda spregevole, anzi abietto al popolo e alla città tutta di Firenze, e neppure un pane mi mancherà. Questo per ricordarci che tra tanti che sono qui fra noi a cercare pane, lavoro, ci sono forse anche delle persone straordinarie, delle persone che hanno una vita interessante da conoscere, e forse qualcuno è anche un poeta. Mm-hmm.
Avete visto che siamo tutti qua ancora, mi sembrava importante sottolineare il fatto che quando abbiamo scelto di arrivare fino qui, abbiamo scelto di arrivare perché lì c'è il giardino dei giusti, cioè quell'angolo che la città ha deciso di dedicare ai giusti per dell'umanità, per motivi diversi. E probabilmente noi in questo modo abbiamo voluto dire che Dante è uno di questi giusti che dovrebbe stare lì. Bene. Giuseppe! Giuseppe, dai! Sì, ti metto qui, qualcuno che si metta a cucciato. Ecco, io mi apporto. Io e Riccardo! No, grazie a voi, dai! Grazie, è un voto che andrebbe differenziato perché questo egualitarismo.